Amarro vince ancora e scappa. Tu che l'hai visto? Raccontaci la partita. Ah beh, guarda, avresti dovuto essere allo stadio veramente, perché è stata una partita emozionante. Devo dire, a tratti anche bella, ma soprattutto emozionante. Ha messo in evidenza la grande forza di reazione di questo Pordenone, che tu avevi già visto in occasioni precedenti, capace di recuperare i risultati. Infatti anche questa volta era passato in svantaggio dopo aver disputato una prima mezz'ora veramente eccezionale. Ci stavamo tutti aspettando il gol del Pordenone. Magnaghi aveva centrato una traversa, ma poi c'erano state diverse altre occasioni, quando improvvisamente, praticamente dall'altezza della panchina degli ospiti, Venitucci, ex Juventus, ha giocato con Camoranesi, te lo ricorderai bene, ha fatto partire questo tiro diretto, proprio si è visto subito all'incrocio più lontano, quello alla destra di Bindi. Bindi ha provato ad arrivare, ma all'ultimo momento la palla si è addirittura alzata e ha evitato la manona di Bindi e si è infilata lì. Gelo totale al Bottecchia. E poi, Bottecchia gremito però. Bottecchia, non dico gremito, ma quasi 2.000 persone, certo non le 3.000 del Vicenza, però non c'erano ospiti del Renate, pochi esemplari, diciamo così. Quindi 1.900 spettatori, tutti di Pordenone, che sicuramente è qualcosa, visto che la partita in sé non era una partita di richiamo. Era una partita importante, perché con il Renate il Pordenone al Bottecchia non aveva mai vinto, e anche questa volta sembrava che la maledizione continuasse. Invece poi nel secondo tempo c'è stata questa grande reazione del Pordenone, che ha colto 3 pali nel corso di tutta la partita. Uno, te l'ho detto, con Magnaghi, la traversa nel primo tempo, poi 2 volte con Germinale quando è entrato nella ripresa. Ci sono stati 5 attaccanti che Tesser ha alternato, ruotato in campo, però i gol sono arrivati da chi? Da 2 difensori, e ovviamente nati comunque dai piazzati del solito Burrai, piazzati che io ho definito sul Gazzettino telecomandati, perché effettivamente è così. Piazzato primo per la testa di De Agostini, il grande vecchio che è stato osannato letteralmente dal pubblico. E mi piace sottolineare, tu l'hai vista già in altre occasioni, ma a quelli che ci seguono da casa, mi piace sottolineare proprio il rombo, il boato, il lululato che accompagna l'alito del Bottecchia, esatto, che accompagna De Agostini quando fa le sue proiezioni sulla fascia, soprattutto quando le fa dalla parte dove ci sono quelli che chiamiamo curva, che poi curva non è, ma che è la gradinata, diciamo così, dei popolari, chiamiamola, dove sono tutti gli ultras. Gli ultras accompagnano proprio le progressioni di De Agostini, che poi crossa al centro. Questa volta invece hanno aspettato il colpo di testa di Michele, che ha portato il Pordenone in parità e poi è andato ad abbracciare i compagni della panchina. C'è stata praticamente una standing ovation di tutto il Bottecchia. Non basta, perché su un altro piazzato, sempre dai piedi intelligenti di Burrai, poi è arrivato anche il gol di Alberto Barison, che come tu ricorderai è il secondo stagionale. 2 gol ha fatto lui, che sono valsi un pareggio, quindi un punto, e ieri la vittoria dal pareggio, quindi altri 2-3 punti proprio da un difensore come Alberto Barison, che direi forse è l'acquisto più azzeccato fino a questo momento del Pordenone. In concomitanza con i risultati di Monza e Vicenza, il Ramarro allunga a più 4. Certamente, perché appunto il Monza ha perso inaspettatamente, proprio il Vicenza ha perso inaspettatamente anche lui, proprio da chi? Dalla Fermana, 2-0 con doppietta di D'Angelo, e quindi si sono fermate. Dietro c'è appunto la Fermana, che è una sorpresa, se vogliamo. Se, tra l'altro, è anche l'ospite di domenica prossima. Esattamente. Se il Pordenone non è sicuramente quella che doveva essere prima in questo momento, sicuramente la Fermana è la sorpresa del campionato, perché essere al secondo posto a 4 lunghezze dai Ramarri, e domenica ci sarà il big match. Chi avrebbe detto? Noi aspettavamo le partite con la Triestina, con la Feral Pisalò, con la Ternana, con il Monza, e invece big match della giornata domenica, con inizio alle 16:30 al Bottecchia, sarà proprio Pordenone Fermana. Comunque, ritornando un attimo, sì, abbiamo le interviste dei 2 difensori goleador. Certo. Le lanciamo un attimo, sì, le vediamo, e dopo torniamo sul...
volevo dirti proprio questo, cioè due difensori che vanno a segno e che dicono che la cosa più importante non è aver fatto gol, ma aver fatto il gol per la squadra, no? E per portare appunto il Pordenone a ribaltare il risultato e a vincere. Questo significa che Tessera ha raggiunto veramente quello che voleva, cioè quella compattezza di gruppo e quello spirito di, dei giocatori che non giocano per se stessi, ma giocano proprio per la squadra. Sentiamo allora quello che ha detto Michele De Agostini al termine della partita di domenica. Ti svelo questo aneddoto, Misuraca, che l'ha seguito con noi tutta la partita, ha chiamato il tuo gol. Sì, sì, me l'ha detto. E al terzo tentativo è andato. Al terzo tentativo, sì, sì. Ci ha visto lungo, dai. No, vabbè, al di là del gol sono contento per i tre punti, perché non è mai facile ribaltare il risultato, però si vede che questa squadra ce l'ha nelle corde in questo periodo. E sicuramente è un dato importante. E che ci deve dare sempre più fiducia per il futuro, e credo che la strada intrapresa sia quella giusta. E adesso niente, adesso recuperiamo un po' di forza, perché abbiamo fatto insomma un altro tour de force di tre partite, abbiamo speso tanto, e poi pensiamo da martedì o da mercoledì, quando ci sarà la ripresa, penseremo alla fermata. Anche il neoacquisto Barison la pensa come quello che noi definiamo il capitano, che oggi la compattezza di gruppo è quello che sta trainando il Pordenone. Capitano resta Stefani, però bisogna dire la verità che Michele De Agostini sta diventando il beniamino vero del popolo neroverde. Effettivamente se lo merita, insomma. Ascoltiamo l'intervista. Un altro gol, questa volta va sui tre punti, quindi ancora più bello rispetto a quello di Rimini. Sì, certo, indubbiamente sono contento, insomma, anche perché penso che il gol ce lo saremmo meritato ancora prima, abbiamo avuto tante occasioni per farlo, insomma, quindi insomma sono contento, certo, di aver segnato, però la cosa importante è i tre punti. Vittoria cercata e voluta a tutti i costi, cinque attaccanti fatti ruotare da Tesser. Germinale, bisogna dire la verità, molti si sarebbero aspettati che cominciasse proprio lui, no? Al posto di Magnaghi magari. Invece Tessera ha voluto dare fiducia a Magnaghi, che devo dire la verità è sfortunatissimo, perché quel pallonetto che ha fatto sull'uscita del portiere avversario meritava assolutamente in gol, invece è andato a sbattere proprio sulla traversa. Evidentemente è un momento in cui Simone è particolarmente sfortunato. Germinale è entrato e ha colpito due pali anche però lui. C'è da dire che il mister però fa di Magnaghi il suo punto di riferimento, lo ha detto anche sabato in conferenza stampa. Certamente, dico, è subentra Germinale, almeno fino a quando non raggiunge un'autonomia di 90 minuti, che poi potrà ruotarli di partita in partita. Invece così Germinale subentra, come subentrava Berrettoni finché penso abbia raggiunto una condizione sufficiente per reggere al limite tutta la partita dal prossimo mese in poi. Germinale è entrato e ha centrato due legni anche lui, il primo con una scivolata, una spaccata come quella che ha portato a uno dei due gol della domenica precedente, e l'altro invece con una sassata dal limite che è andato anche lui a centrare la traversa. Ma sai invece qual è l'attaccante su tutti quelli che ha mandato Tesseri in campo che è piaciuto di più a Mauro Lovisa? Dimmi, Dario. Bertoli. No, perché è una sua creatura, è un 2001, e ha detto Re Mauro che gli è piaciuta effettivamente la prima mezz'ora del Pordenone, ma soprattutto la cosa che gli è piaciuta di più gli è piaciuto l'ingresso di Bertoli. Bisogna dire la verità, ragazzino del 2001 che è entrato con diciamo così la sicurezza del veterano, si è subito buttato verso la porta e ha creato un'occasione che avrebbe meritato sicuramente anche per lui la soddisfazione del gol. Comunque bisogna dire che le soluzioni, si diceva che è una panchina corta Tesser, è vero, no? Però le soluzioni che riesce a trovare fra quei 14-15 giocatori che continua a far giocare sono effettivamente sufficienti in questo momento almeno, no? Per portare il Pordenone a rispettare, ricordiamo, perché sono 5 vittorie e 3 pareggi, cioè andiamo oltre a quella che è la media inglese per la promozione. Quindi ci sono le risorse in questo momento sufficienti per poter conservare questo primo posto. Adesso vediamo con la Fermana domenica, poi inizierà il mese terribile che ci farà incontrare
vedi, sto parlando al plurale, alla prima persona plurale, che farà incontrare il Pordenone, San Benedettese, Ternana, Triestina, cioè tutte partite, Monza, tutte partite assolutamente importanti. E là vedremo effettivamente se questo lungo periodo di rodaggio sarà stato sufficiente al Pordenone per candidarsi autorevolmente proprio alla promozione diretta. Cosa? È importante già partire avanti a livello di classifica per questi match. Diciamo che stai più sicuro, ma da come la ragiona Tessera, lui non guarda la classifica, guarda partita dopo partita e vuole fare il meglio in qualsiasi partita il suo Pordenone debba affrontare. Ricordiamo che il Pordenone non era partito per la promozione diretta, però puntini, puntini, puntini. Ora che ci sei bisogna, silenzio, bisogna giocare partita per partita. Incrociamo le dita. Rientriamo invece alla Fermana. Sì, la Fermana, abbiamo detto, ha battuto il Vicenza per 2-0 con doppietta di D'Angelo. Una partita che non è stata una vittoria casuale, una partita che assolutamente la Fermana voleva vincere. Praticando un gioco propositivo, effettivamente. I Vicenza dicono sì, ha perso perché è stato espulso Arma. No, non è vero, perché quando è stato espulso Arma, intanto la Fermana stava già vincendo 1-0. Quindi è tutto da vedere se... come sarebbe finita la partita anche nell'eventualità che Arma non fosse stato espulso. Di certo la Fermana aveva messo i presupposti per portare in porto a casa la partita e la vittoria. Cioè, quindi sarà una partita di cartello, siamo convinti, noi saremo sicuramente presenti, come al solito, invitiamo il popolo nero-verde, ma credo non ci sia bisogno a questo punto, ad essere presente insieme a noi a sostenere il Pordenone. Grazie Dario. Adesso c'è Torre Vaillant di promozione, servizio di Nazareno Loreti. A seguire calcio a 5, derby di Serie B, Maccan Prata, Pordenone, calcio a 5. Nel girone A di promozione il Prata Falche Visinale non perde un colpo. Gli imbattuti mobilieri in questo settimo turno hanno vinto a Camino dopo una gara ostica e sempre in bilico. 2-3 doppietta di Benedetto e gol di Ross. I tre punti conquistati permettono in ogni caso di conservare la leadership del girone A assieme al Profagagna. Sta spingendo verso l'alto anche il Casarsa, che nell'anticipo ha travolto la San Vitese in casa per 4-0. Non ha fatto sconti nemmeno il Vaillant, che ha ottenuto a Torre il quarto successo stagionale in un campo ritenuto da tutti difficile. Mezzo passo falso per il Pravisdomini su Reghena con il sesto Bagnarola. L'arrivo di Maggio in panca ha evidentemente portato nuovi stimoli ai locali. Vincente invece il Vivai Rauscedo, che ringalluzzito dal pareggio di Casarsa ha centrato il secondo successo stagionale ai danni della SPAL Cordovado. Pungente anche il Corva, capace di centrare il bis in campionato in casa con il Gonars. In coda prosegue invece la Via Crucis dell'Union, travolto a Pasiano dal Codroipo per 6-0. Per i locali si tratta della settima sconfitta consecutiva. Ascoltiamo ora le interviste realizzate con i tecnici Michele Giordano del Torre, Giovanni Mussoletto del Vaillant e Massimo Muzzin del Casarsa. Michele Giordano, tecnico del Torre, ancora per commentare una sconfitta purtroppo per la tua squadra. Eh sì, 2-1 a Prata e 2-1 oggi in casa col Vaillant. Vabbè, insomma, il calcio è bello perché bisogna sempre risalire, bisogna sempre lottare. Purtroppo abbiamo lottato senza prendere nulla neanche oggi. E quindi, vabbè, in settimana abbiamo lavorato sulla mentalità, sulla testa, su certe cose. Purtroppo non abbiamo lavorato abbastanza, si vede, perché stessi errori, abbiamo fatto, commesso degli errori grossi anche dietro. Purtroppo, insomma, una squadra così esperta e costruita per fare i playoff paghi, infatti abbiamo pagato. Comunque, insomma, ho visto i miei che hanno lottato fino alla fine, non posso che non recriminare, se no lavorare su sta testa dei giocatori, basta, tutto qua. Ecco, quanto ha influito secondo te l'espulsione del Savio proprio nei minuti iniziali della partita? Ma l'espulsione è giusta perché ha sbagliato, non si sono capiti col portiere,
e poi ha fatto fallo, che se è un po' più lucido, prima la palla va fuori e secondo non fa fallo, l'attaccante fa gol, si riparte 1-1, ma rimaniamo in 11, sapendo che questa squadra è anche un'ottima squadra, abbiamo sofferto un po', anche se alla fine, secondo me, quello visto in campo, probabilmente ci stava anche un pareggio, ma insomma va bene così. Ecco, voi anche in inferiorità numerica avete giocato quasi tutta la partita in 10, non si è vista molto la differenza, insomma, no? Ma se non si è vista, vuol dire che siamo una buona squadra anche noi. Sì, no, fisicamente siamo preparati bene, almeno quello che ho visto anche oggi. E purtroppo regalare un uomo così a loro ci ha penalizzato, sicuramente, perché sapendo che comunque avevano anche in panchina gente che potevano mettere dentro per cambiare sta partita, infatti Bellitto, mi sembra, sì, Bellitto, lì, quel gioco che non ho mai visto, tra l'altro non so neanche chi fosse, però ci ha fatto gol, quindi merito a loro e merito al gruppo, alla squadra che hanno fatto per tentare di fare i playoff, tutto qua. Prossimo turno? Andiamo a Casarsa, del tecnico Muzzin, una squadra che a mio avviso lotterà per star là davanti. Sicuramente però col mister loro un altro rapporto rispetto a questo del Vaillant, e quindi sicuramente certe incomprensioni non succederanno a livello almeno labiale, insomma, tutto qua. Massimo quest'oggi era proprio qui in tribuna proprio per vedere come giocate. Beh, io l'ho visto ieri a San Vito Pan per focaccia, no li ho visti, perché non li ho visti, perché so che hanno un'ottima squadra, quindi no, una squadra che gioca a calcio, una squadra molto tecnica, una squadra che tatticamente è messa bene in campo, che comunque è un'ossatura, tenuto, mi sembra, quella dell'anno scorso, ha inserito dei giovani buoni, ottimi, per puntare al salto di categoria. Conoscendo bene Massimo, so che lui vuole sempre vincere, quindi, e credo che farà bene anche quest'anno, insomma. Giovanni Mussoletto, tecnico del Vaillant, per commentare questo successo sofferto, non semplice. Beh, sofferto, vabbè, alla fine loro hanno buttato un po' di palloni dentro in aria ed era normale, però abbiamo preso una traversa, un palo, e altre occasioni da gol, dunque sofferto ma meritato. Ecco, un Vaillant che non sente assolutamente l'etichetta di matricola di questo raggruppamento. Ma non è che siamo matricole noi siamo un gruppo splendido, perché anche oggi i ragazzi hanno dato l'anima. Se riusciamo, ci piacerebbe fare i guastafeste, star lì, dar fastidio a qualche squadra che è più attrezzata di noi. Se riusciamo, bene, se no facciamo il nostro campionato tranquillo, insomma, ecco. Però le cose adesso stanno andando bene, perché dopo il successo con la San Vitese, adesso questa affermazione con il Torre. Ma questo era un campo difficile, perché è una squadra che è da tanti anni che fa la categoria tra eccellenza e promozione, con giocatori importanti, e dunque era una prova di maturità. Noi abbiamo avuto, diciamo, un quarto d'ora di blackout a Rauscedo, l'unica sconfitta che abbiamo avuto, che ci può stare dopo la partita di Coppa, però non dimentichiamo che la maggior parte di questo gruppo era da marzo che non perdeva. Dell'anno scorso. Ecco, secondo te quali sono le favorite di questo campionato? Io secondo me Prata, Fagagna e secondo me anche il Codroipo alla fine verrà fuori, perché i valori ci sono tutti, e Casarsa, sono quattro squadre costruite per vincere e sicuramente, insomma, tre sono lì davanti, una è un po' in ritardo, ma penso che alla fine arriverà davanti anche il Codroipo. Ecco, il Vaillant dove lo collochi? Ah, dietro di loro mi piacerebbe stare, e dopo vediamo, insomma, dai. L'importante è, sono contento dell'atteggiamento del gruppo anche durante la settimana, tutte quelle cose lì a me piacciono molto di più che il risultato finale alla fine, per l'amore di Dio. Però vedo sacrificio in allenamento, gente che è infortunata, che viene lì ogni sera e sta lì a guardare l'allenamento, quelle cose lì fanno piacere per un allenatore. Una squadra che sa giocare al calcio, perché oggi l'abbiamo visto ampiamente, e non ha nessun timore riverenziale anche contro squadre come il Torre, come dicevi tu prima, che insomma da tanti anni sono nella categoria. Come hai detto tu, oggi si è visto che cerchiamo già da giocare da dietro col portiere, nel limite del possibile, non voglio che buttiamo via la palla, e dopo certe volte ci riesce, certe volte no, però l'idea è quella. Dopo, ripeto, si può perdere partite, si può vincere, però insomma l'idea, bisogna avere un'idea
e mi pare che ce l'abbiamo, anche stiamo anche bene in campo tatticamente, mi sono piaciuti anche oggi. Prossimo turno quale sarà? Prossimo turno giochiamo in casa col Camino, un'altra partita rognosa perché è una squadra fisica, e dopo abbiamo il mercoledì dopo la Coppa, dunque dobbiamo anche gestire certe situazioni, perché abbiamo, oggi avevo 6 giocatori fuori per infortuni, botte e roba del genere, però chi ha giocato ha fatto la sua figura. Tra il primo e il secondo tempo di Torre e Vajont abbiamo approfittato della presenza di Massimo Muzzin, tecnico del Casassa, per farci raccontare quel 4-0 inflitto, diciamo, la sua ex squadra, la San Vitese, il Casassa, quindi una delle favorite di questo torneo? Beh, se ti riferisci a noi, direi di no, direi, come ho sempre detto, che le squadre che possono ambire a vincere questo campionato sono altre, in questo momento profagagna su tutte. È chiaro che noi ci teniamo a fare un campionato di prestigio, i nostri obiettivi sono di fare un campionato di vertice, di stare in alto, e quindi in quest'ottica cerchiamo di fare più punti possibili in questo momento poi. Ecco, però un risultato altisonante, no? Per come è maturato? Ma diciamo che venivamo anche da una settimana delicata, perché abbiamo avuto 4 assenze importanti ieri di giocatori un po' cardine all'interno della struttura del nostro impianto di gioco, però credo che la forza di questo Casassa in questo momento sia il gruppo, e lo abbiamo dimostrato. C'è da dire che ieri ci sono andate tutte abbastanza dritte, quindi il risultato forse è un po' bugiardo, nel senso che il 4-0 è un risultato molto largo, è maturato anche poi al 93esimo sull'ultima occasione della partita. Abbiamo vinto in modo più che meritato, però devo dire che siamo stati bravi a sfruttare buona parte delle occasioni che abbiamo avuto ieri. Che effetto ti ha fatto andare contro la tua ex squadra? Perché hai passato diciamo alcune stagioni lì, no? Andare a San Vito per me è sempre delicato da un punto di vista di sentimenti, perché ho ottimi rapporti con la dirigenza, con tutto il board dirigenziale, e quindi ogni volta che vado là è sempre un po' un tuffo nel passato, e auguro alla San Vitese di fare un buon campionato, perché e di raggiungere i loro obiettivi, che sono in questo momento la salvezza, nel più breve tempo possibile. Da un punto di vista personale è sempre bello, perché torni in posti dove hai fatto buone cose in certi momenti poi del passato, e poi da un punto di vista personale trovi tante persone alle quali vuoi ancora bene. Ecco, il prossimo turno per il Casassa? Domenica prossima giochiamo contro il Torre. Per questo sei qui? Oggi sono venuto a dare un occhio, a vedere se c'è qualcosa che può essere importante da notare, in un'ottica sempre poi di fare partite per vincerle. Ecco, questo è poi quello che ci interessa a noi. Sappiamo dei nostri limiti, sappiamo con grande umiltà di quelle che sono poi le nostre debolezze, e proprio per questo dobbiamo essere bravi, organizzati e strutturati per cercare di colpire gli avversari nelle loro lacune magari, no? Oggi siamo qui al Palaflora di Pordenone per il derby Pordenone Calcio a 5 Maccan Prata, per la prima volta in Serie B nazionale. La partita si è conclusa col punteggio di 4-1 a favore degli ospiti, che li legittima al primo posto della classifica con 3 vittorie su 3 a punteggio pieno. Classifica invece amara per i ramarri locali, fermi a un solo punto in classifica. Ascoltiamo adesso i commenti del match appena disputato dai protagonisti. Gianluca Squini, coach del Pordenone Calcio a 5. Possiamo dire che è un Pordenone che sbatte al palo oggi? Sì, purtroppo devo dire che il Maccan è stato veramente molto molto fortunato, anzi dir poco questo. Sono ben 4-5 i pali che i tuoi ragazzi hanno colpito, di cui 4 solo nel primo tempo, nella prima frazione, che si è chiusa solo 2-1. Sì, infatti devo dire appunto che sono stati veramente fortunati. Noi abbiamo creato tanto, soprattutto primo tempo, con diverse occasioni. L'unica, la prestazione c'è stata, abbiamo giocato secondo me molto bene, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare tutte le azioni che abbiamo creato, e questo forse è stata la nostra pecca.
Macan, complimenti, ma devo dire che questo qua è un momento che veramente gli gira tutto bene, perché appunto i quattro pali, ma anche tante situazioni in cui il loro portiere ha fatto cose egregie, per cui devo dire che sono primi, se lo meritano probabilmente, ma sono veramente molto fortunati. Per quanto riguarda Pordenone, devo dire che noi stiamo facendo il campionato che sapevamo di dover fare, cioè la salvezza. Quindi tu ti aspettavi un inizio di campionato così difficile, perché comunque la cadetteria è totalmente diversa dal campionato di Serie C? Assolutamente sì, c'è un abisso tra Serie C e la Serie B. Per cui noi abbiamo nella rosa almeno 10 giocatori che sono all'esordio in un campionato nazionale, per cui chiaramente sapevamo di dover pagare un po' lo scotto, l'inesperienza, però devo dire che le prestazioni ci sono. Infatti oggi il verdetto è questo: un Pordenone con più gamba, un Macan con più esperienza, forse fatta nella passata stagione. Esperienza e fortuna, anche perché veramente gli è andato tutto bene. Noi comunque appunto... Per noi sarà un campionato di sofferenza, dovremo lottare sicuramente fino all'ultima giornata per conquistare la salvezza, però ripeto, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare, crederci, credere in quello che stiamo facendo, perché sicuramente stiamo facendo delle cose egregie. Purtroppo in questo momento la classifica è abbastanza deficitaria. Però ripeto, noi dobbiamo continuare a lavorare, stare sereni e non preoccuparci. Mi dispiace solo per il finale, abbiamo avuto 3 espulsioni tra i dirigenti. Io, la tua compresa? Sì, la mia, e Luca Moi, il Sacilotto, poi, e 2 giocatori. Io credo che gli arbitri, al di là di quello che hanno fatto, che non stiamo a commentare, però sicuramente dovrebbero essere un po' più sereni. Hanno esagerato tantissimo con i cartellini, per cose veramente, veramente molto... Sì, diciamo che nel finale è scappata un po' la partita di mano agli arbitri. Però parliamo di note positive adesso. Sì, ma la mia non era una contestazione riguardo alle scelte che ci può stare, però proprio ci penalizza molto anche per la partita successiva. Noi andremo a Belluno. Che è dimezzati. È dimezzati. E quindi secondo me questo anche l'arbitro devono stare sicuramente un po' più sereni, perché era una partita bella, accesa, tirata, però non c'era assolutamente cattiveria, ci siamo scambiati la palla almeno in un paio di occasioni, per cui c'era anche molta sportività in campo, e credo che tutto il caos che è successo nel finale, insomma, si poteva tranquillamente evitare con un po' di buonsenso. Esatto. Torniamo alle note positive. Ho visto un grande Marco Milanese, un grande capitano oggi in campo, giocatore di qualità, di esperienza, che oggi aggiunge anche la testa a livello sportivo. Sì, assolutamente. Marco è cresciuto tantissimo, è veramente un giocatore che ci sta dando tanto, è un trascinatore all'interno dello spogliatoio per la squadra, ha avuto una crescita incredibile, mi piace molto come si sta comportando e quello che sta facendo sul campo. È veramente un ottimo giocatore che si sta confermando giocatore di categoria. Comunque devo dire che anche altri giocatori stanno crescendo molto, tipo faccio Finato, posso dire, insomma, ma anche altri, Perin, insomma, ci stiamo crescendo man mano, chiaramente dobbiamo gettando le basi. Ultima nota positiva: il pubblico del Palaflora, sempre al vostro sostegno. Sì, noi abbiamo un grandissimo pubblico, è veramente sempre numeroso, è caloroso, questo ci aiuta. Credo che la squadra comunque anche come gioco, come comportamento, trascina anche il pubblico, ed è questa una cosa veramente... E questa è anche bravura del mister, dobbiamo dire, perché è il mister che educa la squadra poi nello spogliatoio al comportamento. Sì, no, grazie, ti ringrazio per i complimenti, anche se oggi sono stato... Okay, ripeto, però non ho fatto veramente nulla di grave, non ho mancato di rispetto, mi dispiace tantissimo per queste cose, ripeto, ci vuole buon senso. Comunque adesso rimbocchiamoci le maniche, coraggio a tutti. Sabato prossimo a Belluno. A Belluno. Purtroppo dimezzati. Dimezzati, sì, ma comunque nell'arco di un campionato ci stanno le squalifiche, gli infortuni, purtroppo possono capitare, e bisogna fare compattarci. Noi comunque abbiamo un'ottima squadra, un ottimo gruppo, per cui sicuramente riusciremo a superare le assenze con tutta la nostra rosa, che ritengo comunque valida. Ripeto, solo un po' di esperienza in più che stiamo facendo. Solo giocando la possiamo fare. Grazie mister. Pierangelo Salfa, coach del Macan Prata Calcio a 5. Inaspettatamente, dopo 3 giornate, primo in classifica. Te l'aspettavi, mister? No,
No, diciamo che abbiamo iniziato la stagione cercando di ottenere dei risultati positivi, perché avevamo fatto una preparazione a lungo termine proprio per cercare di raggiungere l'obiettivo prefissato dalla società, che è quello dei play-off. Naturalmente non mi aspettavo di fare 3 vittorie nelle prime 3 gare. I ragazzi sono stati stupendi perché mi seguono tanto ed è importante, sono riuscito a fare un gruppo coeso che mi aiuta anche in certe situazioni di difficoltà. Sono anche vittorie come queste nei derby cittadini che poi aiutano a fare morale, a fare gruppo. Oggi il Macan passa 4-1 a Pordenone e lancia un messaggio anche al campionato. Sicuramente adesso saremo punti di riferimento per quanto riguarda anche le altre squadre che cercheranno in tutti i modi di vincere con noi, quindi non siamo più una meteora ma siamo una squadra che naturalmente fa il suo. Io sono riuscito anche a recuperare quasi tutto l'organico, che per me è importante riuscire a recuperare l'organico. Oggi hai giocato senza il nazionale Stender, lo sloveno, che fa tanta differenza in questa categoria. Sicuramente, Tilen è importante per noi e anche Koren. Sono riuscito a trovare un giocatore importante, un bravo ragazzo, un ottimo ragazzo, anche lui nazionale sloveno, che ha avuto difficoltà all'inizio perché aveva problemi fisici. Quindi io spero di recuperare entrambi già per la prossima partita e di riuscire ad avere l'organico completo. Nella passata stagione tu sei subentrato a Bovolenta e hai sfiorato i play-off per un solo punto, non sei riuscito a conquistarli. Quest'anno tu mi parli di obiettivo play-off, io ti dico di più, parlando con i vertici societari mi parlano di Serie A. Allora, Serie A è un po' difficile, nel senso che naturalmente l'organico è fatto per cercare di arrivare ai play-off, poi naturalmente bisognerà vedere se tutte le situazioni insieme riescono a darci questa opportunità, perché diciamo che è un'opportunità, poi anche arrivare ai play-off. Chissà, quest'anno hanno aumentato il numero delle squadre che possono accedere direttamente in A2, invece di 4 sono 8 e quindi qualche possibilità in più c'è. Naturalmente noi rimaniamo con i piedi per terra, naturalmente la società sa che l'obiettivo è i play-off, non è andare in A2. Poi dopo quello che viene successivamente saranno bravi ragazzi a ottenerlo sicuramente. Sabato prossimo hai la trasferta di Sedico, cosa ti aspetti da questi ragazzi? Allora, Sedico difficile, ha un giocatore che a me piace molto, però purtroppo non sono riuscito ad averlo, ma comunque è una squadra ben coesa, l'ho già vista in Serie C l'anno scorso, la stagione scorsa, si è rinforzata, quindi sarà una partita difficile, giochiamo in casa loro. Noi naturalmente dobbiamo cercare di migliorarci, crescere ancora, perché siamo ancora all'inizio, abbiamo cambiato metà squadra e per noi è difficoltoso in certe situazioni capirci e cercare di fare i movimenti giusti, che poi nel calcio a 5 quindi, è fondamentale. Quindi per puntare alla Serie A bisogna assolutamente intervenire sul mercato di dicembre per lanciamo un messaggio anche al presidente a questo punto che la chiede. Diciamo che almeno un acquisto sarebbe opportuno. Però io spero, arrivare a ogni partita sempre al limite è difficile, no? Riuscire a vincere sempre in questa maniera, perché bisogna sempre inventarsi qualcosa, trovare sempre delle soluzioni idonee e quindi noi abbiamo vinto le partite sempre e siamo sempre stati lì, cioè nel senso che abbiamo vinto di un gol, 2 gol, quindi non è facile, il campionato è lungo, difficile, le squadre sono delle belle squadre, abbiamo poi anche Limolese e Mestre che sono naturalmente hanno fatto degli acquisti superiori ai nostri e quindi loro puntano sicuramente al vertice, poi naturalmente il campo dà ragione a loro o a noi, dipenderà tutto da come riusciremo a sistemarci anche tatticamente. Tu quanto ci credi a questo? Ci credo, se no altrimenti non farei l'allenatore, cioè se non credo in quello che faccio, se non credo diciamo nell'obiettivo che mi sono prefissato insieme alla società, perché poi abbiamo parlato insieme, no? Quindi ci siamo prefissati come obiettivo quello e sono convinto di poterlo raggiungere con questa squadra, poi naturalmente se le cose vanno bene, ok, se le cose vanno male il primo che paga è l'allenatore. Nota dolente della giornata, un latitante, volevi dire qualcosa? Assolutamente, non è possibile che naturalmente in un derby molto importante, anche di campionato soprattutto, il nostro direttore sportivo è in vacanza. Mi giungono voci però che lui sia a Torre del Greco, in provincia di Napoli, il suo paese natale. Assolutamente, infatti è in vacanza e quindi noi qui a soffrire, lui in vacanza ha mandato anche delle foto con dei babà o delle brioche, quindi ecco,
Questo è l'augurio che ci ha dato stamattina. Allora, lunedì mattina sappiamo di trovare sulla scrivania o babà o mozzarelle. Assolutamente, assolutamente, lo spero. In bocca al lupo, mister. Grazie, Crepi, grazie.